Aldo Longo con noi collegato e parliamo anche di Paola Narogiano. Aldo, buonasera. Questa Buonasera a te, Antonio. Paolana, insomma, è davvero in salute, Sta bene, gioca bene. Ma te l'ho detto la volta scorsa, anche la volta scorsa te lo dissi quando ha perso in casa con l'Isola Capo Rizzuto, che è viva, è una squadra viva, la Paolana, che sta bene, gioca bene. Il mister Perrotta sta facendo un ottimo lavoro dall'anno scorso, quindi diciamo non siamo sorpresi, non sono sorpreso dei risultati della Paolana. Una Paolana che reagisce pure, perché oggi in pratica ha subito il pari, poi insomma si è riportata in vantaggio, chiudendo pure la sfida con una squadra che può essere considerata una diretta concorrente anche nella salvezza, in pratica. Sì, guarda, è una vittoria infatti contro una diretta concorrente, quindi uno scontro salvezza ed era importante portare a casa i 3 punti. La Paolano oggi ha fatto un'ottima partita, è stata condizionata dal forte vento la partita, infatti credo che in condizioni normali ci sarebbe stato più spettacolo, anche perché onestamente non avevo mai visto il Roggiano giocare, ma gioca bene al calcio. Mister Perrelli sta facendo un ottimo lavoro. Oggi hanno giocato bene, hanno raggiunto con cattiveria, con voglia il pareggio all'inizio del secondo tempo. Poi però che vuoi, Antonio? La Paolana ha giocato di squadra come mio fratello, come Amendola, che quelle poche occasioni che gli capitano la mettono dentro, sono stati bravi Sì. a concretizzare quel poco che oggi il tempo soprattutto ha concesso. Poi Quindi abbiamo una visto che c'è vittoria un meritata. omonimo pure, un Aldo Longo che ha segnato. Abbiamo visto sul giornale, mi pare. No. Hanno sbagliato, hanno No, no, è sbagliato. stato un errore Hanno quello. sbagliato, infatti ha segnato mio fratello assambiato, hanno messo la mia foto e non ti dico. Sono partite le telefonate lunedì mattina alle 8, complimenti per il gol. Magari potessi giocare ancora, quindi no, Sì. hanno sbagliato. Vincenzo, questa Paolana davvero, insomma, poi è una squadra che non è che abbia investito tantissimo in calciomercato, ecco, le risorse erano quelle che erano e sono state investite in altro perché bisognava sistemare delle pendenze, quindi ancora di più, insomma, il momento positivo è una squadra che forse sta così raccogliendo quello che ha investito nella passata stagione. Sì, direi di sì, ha un buonissimo centrocampo, penso, e anche delle buone mezze ali, ecco, è lì la forza di questa squadra, anche se ha una buonissima difesa pure. A me pare che abbia perso soltanto sei, ha subito, se non sbaglio, soltanto pochi gol. In questo momento non ce l'ho proprio il dato avanti, sì, ne ha subiti appena, no, non c'ho il totale, sì, ce l'ho qui, ecco, solo 6 gol, infatti dicevo bene, ha subito solo gol. Io volevo fare una domanda, in questo momento forse per la Paolana c'è la svolta in positivo, ci può essere la svolta in positivo o negativo del campionato, perché adesso c'ha da recuperare una partita con il Castrovilla, certo che è un cliente difficile come quello anche con domenica prossima con il Gallico Catona, no? E quindi insomma sono delle partite che gioca in casa, come quella di oggi, che è stata la prima delle tre che c'erano in questo periodo, che potrebbero dare la svolta al campionato, direi, Aldo, in un certo senso. Intanto Ecco. 2-0 della Cavese sul Roccella, 2 minuti alla fine. Aldo. Sì, Vincenzo, sono partite difficilissime. Di solito il 99% delle volte è difficile fare 3 vittorie consecutive in casa, soprattutto in questo caso è capitato il recupero tra 2 partite casalinghe, quindi è molto difficile. La partita di oggi era, secondo me, ancora più difficile perché si veniva da una vittoria a Sambiase, una secca vittoria a Sambiase, quindi forse l'entusiasmo del momento poteva un po' condizionare i ragazzi. Invece il mister è stato bravissimo nel far mantenere i piedi a terra, perché c'è da dire che sì, è vero, c'è una parte di lavoro dell'anno scorso, però c'è da dire che alcuni over dello scorso anno sono andati via. Vedi Maio, Bruno, Filippo, dice Castellano, non ci sono più. Pensa che quest'anno sono stati riconfermati Pierri, che è 95 e sta giocando titolare, l'anno scorso era un under, Amendola del 95 che era un under e quest'anno è un over ed è considerato come over. Quindi si è ringiovanita ancora di più la squadra, quindi va fatto un plauso alla dirigenza attuale, al mister dell'ottimo lavoro, perché
Mentre l'anno scorso c'era l'entusiasmo dell'ingresso della cooperativa dei tifosi, perché c'è da dire, da rimarcare che i tifosi continuano a sostenere, non è che è stata sporadica la cosa, quindi c'è ancora il supporto dei tifosi. Mentre l'anno scorso c'era più entusiasmo, si veniva da una salvezza ottenuta in uno spareggio, quindi anche su quello sono arrivati i risultati. Quest'anno invece si è partiti con l'handicap delle vertenze economiche, con l'handicap di dover fare una squadra con meno soldi rispetto all'anno scorso, quindi va fatto un plauso per quello che si è fatto fino adesso. C'è da mantenere ancora i piedi per terra, perché domenica arriva il Castro, mercoledì arriva il Castro Villari, che è un cavolato secondo me, perché oggi ha perso malamente a Trebisaccia. Poi domenica arriva pure il Gallico, che da quello che so punta per i vertici del campionato, quindi onestamente pensare di fare due risultati positivi con loro sarebbe fino in cascina per il proseguo. Sì. Avere due risultati negativi potrebbe ributtarti di nuovo in quelle zone. Campi, potenzialmente sareste i quarti addirittura, cioè in caso di vittoria con il Castrovillari. Guarda, quello che dicevo io oggi a qualche amico in tribuna, pure ai miei amici dirigenti, dicevo conviene sempre guardare sotto. In questo momento io credo che ci sono Taranovese e Montalto che sono messe malissimo. Sì. A parte questo, comunque sarebbe fine in cascina, voglio dire, giusto? Sì, penso che bisogna fare la gara su altre due squadre almeno, per quindi bisogna mettersi dietro altre due squadre, ma distanziarle di un bel po', per guardare sempre alla salvezza, mai guardare in alto, perché si rischia di cadere e di farsi parecchio male. Sì. Anche l'anno scorso però, eravate iniziate bene, c'è stato un momento di crisi. Sì, Vincenzo. Sono state 6 sconfitte in 7 partite, quindi ci avevano buttato. Cioè, nel fine girone d'andata avevamo 2 punti sulla quintultima l'anno scorso. Poi dopo abbiamo fatto un grande girone di ritorno. Quindi il campionato è brutto anche perché la classifica è cortissima. Quindi basta perdere 2 partite e ti vedi la Cittanovese. Però era a 10 punti, se non sbaglio, 9 o 10 punti aveva prima di questa giornata. Quindi il campionato, la classifica è cortissima, molto corta, quindi c'è da stare molto attenti. Bisogna pensare però, domenica per domenica. Però, scusami Aldo, io volevo dire che forse per le squadre che si devono salvare il campionato è molto più facile. Già con 2 squadre che direi sono già quasi condannate, insomma. E quindi i posti sono più facile. Due lo so, ma è molto più facile salvarsi, secondo me, anche perché è molto più facile. Il campionato da questo punto di vista è un pochino è più avvantaggiato per quelli che si devono salvare che quelli che devono salire. Però ti volevo dire una cosa sulla formazione della Paolana, no? Che secondo me forse è risicata nel numero della rosa, forse nei cambi. Bravi. Nella panchina. Bravi. Direi, no? Nella panchina, tra l'altro. Però i giocatori, certo, è logico che se poi mi manca un Salandria, mi manca un Fabio Longo, mi manca Amendola, no. Mirabelli, però Poltero, del Popolo, insomma, Amendola in porta, Andreoli in porta, è una squadra tu che pensa, insomma, con pensa, a dicembre, secondo me, i tuoi. Scusami, a dicembre i tuoi dirigenti vedrai che con una piccola svolta penseranno a qualcosa. Sarà difficile. Tu pensa che ci sono soltanto 2 difensori centrali, cioè, e poi uno dei due è 96, Rizzuto, che sta facendo un grande campionato, quindi sì. Sono Mirabelli e Rizzuto, manca uno dei due, o voi per squalifico o voi per infortunio, cioè sei già in emergenza. Manca uno dei due mediani fra Pierri e Del Popolo, sempre stiamo parlando di un 90 e un 95, quindi non è che stai parlando di due over, quindi manca uno dei due e sei già in difficoltà, manca uno fra mio fratello e Salandria avanti e sei in difficoltà, quindi sì, è vero, hai ragione, la rosa è risicata, però fare una rosa un po' più competitiva significava puntare a qualcosa di diverso, quindi ci sono molti ragazzi del 91, del 92, del 93, 94, insomma, ecco, anche con questi si può fare. Sì, ma sono tutti ragazzi, Vincenzo, tutti ragazzi, quindi, e sono pochissimi, sono almeno una decina gli over, quindi ti viene a mancare un over. Cioè, tu pensi a San Biase, domenica ha finito la partita, la Paolana con 6 under in campo. Quindi non è che stanno, Vincenzo, stanno preparando il terreno per il futuro, dai, l'abbiamo capito, ora soldi non ne spendono, ecco, senza quello. Vabbè, giusto, altrimenti punterebbero ad altro, come stavo dicendo Aldo, giusto? Certo. Va bene Aldo, grazie per l'intervento e alla prossima. Grazie a te Vincenzo, buona serata a tutti. Buona serata.